Benvenuti a tutti ragazzi, siamo al secondo atto di questa semifinale di ritorno. Ho dovuto cambiare la formazione, non abbiamo gente che può giocarmi a livello, come posso dirvi, c'è una buona elevazione. Cooper forse ne ha di meno, che non, ah no, anche questo è buono. Hutchinson anche lui è buono, niente, lascia così. Devo giocare così, devo giocare con questa formazione, perché come vedete, guardate a destra in panchina, in tribuna, non ho gente pronta a subentrare, quindi non dobbiamo commettere la cazzata di farci buttare fuori, perché siamo nella merda già così, figuriamoci se ci facciamo debuttare fuori. Molto probabilmente la finale sarà il derby Real Madrid-Barcellona, che chiaramente io non posso trasmettere perché dovrei fare di nuovo la modalità coppa e fare questa finale. Fatemi, niente così, fatemi, mettetevi a pregare, perché sicuramente poi vedremo chi vincerà questa settima edizione. Bene ragazzi, arrivati a questo, andiamo in campo e speriamo in Dio. La cosa bella sarebbe stata quella di, come dirvi, quella di, l'essenziale sarebbe stato, sono un po' fuso perché ho dormito, scusate, l'essenziale sarebbe stato quello di aver segnato almeno un gol all'andata, almeno uno, e invece ci siamo andati vicino, però purtroppo non siamo stati cinici. Ci crede il pubblico del Tottenham di Millwall con questo ritorno di semifinale? Carica del portiere, le squadre entrano in campo, mamma mia, bellissimo, e si dà il calcio d'inizio con Afobe, la palla verso Cooper. Dobbiamo essere subito aggressivi, se ce lo permetterà Real Madrid o Neymar. Andiamo ragazzi, forza, subito Savic, bravissimo così. Adesso la sovrapposizione che non arriva, o arriva, arriva bellissima di Skelton che mette in mezzo questo pallone, viene ribattuto e subito Real Madrid con Benzema che viene addirittura a raccogliere, Marco Asensio, Hazard, ragazzi però questi son troppo forti, pallone verso Benzema, attenzione, la palla in mezzo, ancora Skelton, Mendy, fermato Mendy, subito in avanti il pallone, andiamo ragazzi, alla Fleming, Borri, Malverde non aggancia questo pallone, ma è dura, Correa Madrid è dura, si sa che è dura, non abbiamo una grande squadra noi, Valverde sbaglia tutto, dai ragazzi, vai a Fube, vai, lancialo, ma che andiamo a recuperare con Borre, 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 e c'è il gol, 3-1, 3-1, attenzione, attenzione, che errore qua Real che ha commesso, la carica di Borre, il Millwall è una squadra da cardiopalma signori, guardate che errore qui nello stop del centrale del Real Madrid, e poi Borre non è uscito, purtroppo. Guardate se facevamo un gol all'andata. Ma porca miseria, maledetta. Vabbè, va. Attenzione adesso. Cross. Il pallone dall'altra parte per Asensio. Anticipato da un grande Malone. E allora Malone sbaglia tutto. Rimbalzo ci favorisce. Approfittiamo di questi rimbalzi di fortuna. No, ma che cazzo fai? Ma cosa cazzo fai, Styles? Ma sei una merda, figlio di troia, bastardo. Figlio di puttana. Ma che cazzo combini? Attenzione qui. Attacchiamoli, 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 mamma mia. C'è il fallo qua, ragazzi, però, eh? No, 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 se ne prendiamo uno è finita, eh. Attenzione da Marco Asensio, ferma tutto, giriamo bene il pallone con calma perché mi sa di script sta partita. Calma, Fleming.
Vai, barrei, barrei. Niente, ma non ha meglio sì. Sì, vabbè. Calamita Scriptly. FC24. Styles. Pallone in avanti. Ancora. La palla in mezzo. Ma Fubè, Madonna, gli insulti a Styles chiaramente erano in senso buono, non era per offendere, ci mancherebbe. Mamma mia ragazzi, mamma mia, vai Savi, non mi sembra di vedere un gran Real, eh. Dai ragazzi, no, ho caricato prima. Dai a Fubè, fuori gioco, già. Già, eh. Gioca indietro il Real, off difensivo, non ultra difensivo, difende il risultato, incredibile, vabbè. La palla in mezzo, Madonna, sti rimpalli mi sanno di scriptata paura, anche qua, eh. Eccolo qui, palla che passa così, football, la vendetta, eccolo qua il gol, eccolo qua, finito. Madonna, guardate com'è passato sto pallone, oh. Madonna, mi sta di vedere il football qua. Cioè, ci sta di perdere, ma non così però, cazzo. Guardate com'è passato sto pallone. Io faccio per intervenire qua, guardate. Non la prende. Cioè, dai. Porca troia, però. Andiamo, niente. Modric, niente di nuovo. Madonna, si è scriptata sta partita, oh. Mamma mia. Qui devo dire che anche PES fa cagare, eh. Per la prima volta. Guarda, guarda, guarda i rimbalzi. Stoppa, tienila giù. Bravo, vai, 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 vai. Mettila in mezzo, no, mamma mia, no, vabbè dai, non ha importanza ragazzi, non ha importanza, linea laterale, ci abbiamo provato, d'altronde era nell'area che gli faceva fare il gol a Real Madrid, eh. Palla in mezzo, ancora Fubè, la tocca indietro, parte il tiro, e c'è il 2-1. Ma non basta, non basta, non basta. Dobbiamo segnarne ancora due. Non basta, non basta. Ragazzi, purtroppo PES, anche PES è un po' scriptato delle volte. Bella questa scena, come nella realtà, ma delle volte è un po' scriptato. Il gol del Real è script e paura, perché là era un pallone che avevo preso, gli è passato in mezzo tra il corpo e il giocatore. Dai, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Li volete fare bene sti giochi di calcio o no? Porca Madonna. Alla lunga uno poi si stufa, eh. Ci sta di perdere, io lo dico sempre, ci sta di perdere, ma in una maniera giusta, non così. Dai, 4 a 2, dobbiamo farne solo più 2, penso. Solo più 2, non so che sia. No, 3 ne devi fare, perché ne abbiamo subito uno. No, non ce la faremo mai più a segnarli. Ancora, guarda qui, Benzema, palla in avanti, ancora, ci giriamo intorno, guarda, guarda, non tengono un pallone nei piedi, no, dai, ma no, dai, ma no, 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 è impossibile. Carvajal, Asensio, palla in mezzo, altro gol del Real, altro gol del Real, no. Andiamo. Non commento. Dai, prendigliela bene. Andiamo, Cooper. Non vedo l'ora di rifare la master. Guardate. Guarda, 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 ma guarda, ma guarda, ma guarda.
Ma guarda che rimbalzo che ha avuto qua il pallone sullo stop, dai, cosa devo vedere? Dai, guarda, 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 dai, 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 dai. Porcaccio Dio bastardo, figlio di puttana in croce, no, eh. È la Pasqua di merda, no, eh. Sì, finché tiri così, caro mio. Me ne frega di bestemmiare, me ne sbatto il cazzo, tanto bisogna crepare, perciò non è che se non bestemmi non crepi. Andiamo avanti, dai, non ci sono tempo, tanto non ce la facciamo a vincere, no? Sono arrabbiato perché gli ha fatto fare quel gol a Benzema che non era da fare quello lì. Gli era proprio fatto fare il gioco, vabbè. Tanto per allievare bene la permanenza dei Reali in finale. Ma adesso non la prendi più sta palla. Io mi incazzo, ragazzi, mi dispiace. Quando vedo certe cose mi incazzo, non ne capisco e non le capirò mai, perché guarda, guarda, sembra il football, guarda. Non sbagliano un passaggio, no? Strano, ma vero. Andiamo, andiamo. Calcio di punizione, cos'è? Fuori gioco, aveva, cosa aveva? L'uccello aveva in fuori gioco, la cappella aveva. Di sua madre quella bucchina troia, di merda. Puttana e bastarda. Guarda, dai. Porco Dio, eh. Io non riesco, non sto staccando, tanto non la recuperi sta partita. Se la recuperiamo è un miracolo. Occhio Modric, Modric la va a mettere in mezzo, non ci arriva neanche, quasi 2 metri non arriva a prendere quel pallone lì. Vabbè, abbiamo perso contro lo script, dai, pazienza. Ci rifaremo nella Master. Se li incontro in coppa io fagli devo fare un culo a questi nella Master. Però non molliamo, tra una bestemmia e l'altra, tra una bestemmia e l'altra, Mafube. Dai, uno lì! Uno lì, Cristo, uno lì! Ciao! Minchia, mamma mia, ragazzi! Dai, andiamo, raga, andiamo, proviamoci! Non so a chi darla, non ho neanche voglia di fare la telecronaca, abbiate pazienza. Mi sono incazzato per quel gol di Benzema, scusate, scusate, guarda che roba, porca di quella troia puttana. Non me ne frega, esce un bastardo, ne entra un altro. Forza Atletico tutta la vita, pezzi di merda. Poi ma mette in mezzo, buh, fuori, mamma mia. Madonna che da parolacci, ma che cazzo me ne frega, mi sbatto il cazzo degli avvertimenti, me ne frego io. Chiudono l'account, ne apro un altro, ne ho già un altro pronto, basta solo che lo attivo. E non perdo neanche i giochi perché c'ho tutti i salvataggi, quindi. Attenzione, mamma mia. Adesso proveremo. Ma guarda che non stoppa una palla, ma come mai? No. Ma mi sono innervosito, non riesco a giocare bene. Mi dispiace, chiedo scusa anche per le parolacce. Però purtroppo è così, guarda, guarda, fuori gioco. Buono, attacco totale, basta. Salta tutti gli schemi qua. Attacco totale. Ah, così, come cazzo è già che si va a mettere? Dov'è che si va a mettere? Ah, impostazioni rapide. Dov'è l'attacco totale? Boh, non guarda neanche chi gioca lì. Andiamo, forza. Via. Proviamo. Proviamo.
Niente, neanche così, mamma mia Cristo. Ma loro basta controllare la partita, sono in finale, boh. Sono forti, come no, vabbè. Che siano forti finché si vuole, ma quel gol di Benzema non mi va giù. Basta, è passata in mezzo la palla, il difensore non ha neanche provato a intervenire. È passata addirittura attraverso il giocatore il pallone, dai. Di cosa cazzo stiamo parlando su? Dai, basta, cioè queste cose non si devono più vedere in un gioco, Non siamo arcade qua, Guarda, questo è fallo. Piace così, pezzo di merda. E così ti piace, eh? E così ti piace? Dagli il rigore, dagli il rigore. Mi sono innervosito, ragazzi, è saltato tutto dentro. Guarda, dai, dai, per favore. Dai, prova a metterla dentro. Niente ragazzi, mi sono innervosito e è saltato tutto. Ma a parte che non ce l'avrei mai fatta, anche se vinciamo. Però almeno la cosa di averli battuti ce l'ho. Guarda, guarda. Fallo questo arbitro, eh? Fallo qui, almeno lo fischi che c'è, no? Porca Madonna. Lo fischi che c'è, porco Dio, no? Real Madrid di merda. Lo fischi che c'è. No, ma io non discuto il fatto che siano forti, perché ci sta. Il fatto di come perdi è quello che non va bene. Il fatto di come perdi che non va bene, capisci? Oh, l'ho rotto. Ah, alla grande. Via, buttami pure fuori. Dai, dai, ragazzi, dai, dai, no, dai, no, 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 guardate com'è venuto sto gol, dai, no, 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 sinceramente, io sto fermo, guardate, c'ho io la palla, guarda, ce l'ho io, dai, cioè, il football la vendetta, dai, no, no, no. Scusatemi, ma ho deciso di giocarla così, da cattivo. Perché quando vedi queste cose, adesso magari... No, guarda, ma neanche la gioia di fare ancora il 3-2, niente, niente. Vabbè, dai, non importa, ci rifaremo con la Coppa del Mondo, che poi finisce così. Vai a cagare, cross di merda. Ok ragazzi, mi dispiace, siamo usciti. Boh, andiamo a vedere chi l'ha vinta, o Barcellona o Real Madrid. Vediamo chi l'ha vinta. Barcellona e Real Madrid la finale, chi la vince? Ah, dobbiamo farla? Dobbiamo farla vedere, la facciamo vedere. Ah, andiamo a vedere, forse qua me lo dà. La vince ste merde del Real 3 a 1 ragazzi, l'hanno vinta ste merde scriptate, sti figli di puttana l'hanno vinta. Ok, sta squadra di merda, Forza Atletico, bastardi, schifosi, figli di troia. Allora, andiamo a vedere, andiamo subito a vedere. Allora, Coppa delle Coppe, il Real Madrid dovrebbe essere da...
la sua seconda Coppa delle Coppe, quindi eguaglia al Paris Saint-Germain, la vince di nuovo il Real Madrid a distanza di un anno con l'aiuto dello script. Vince la Coppa delle Coppe Real Madrid. Non è stata una bella avventura, chiedo scusa per le parolacce, però purtroppo è così, io sono così. Ciao a tutti e vediamo adesso. Faremo un video, fra un po' faremo un video e spiegheremo come si dice, il format del campionato del mondo, ok? A dopo farò un video proprio breve, 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 breve. Benissimo, andiamo qua. Ok, a dopo.